Ancora un boccone amaro per il Serzale, stavolta vicinissimo all'appuntamento con la prima vittoria stagionale. La matricola catanzarese viene fermata sul 3-3 da un coriaceo gragnano al Ferrarizzi. Russo e Caturano, tornati trascinatori come lo scorso anno, spingono i lupi sul 3-1, ma i campani non mollano e li riagguantano. Nel Gragnano è esordito in panchina il tecnico Ferraro, che ha preso la guida della squadra nella scorsa settimana. Spalti gremiti al Ferrarizzi e buone trame iniziali con i catanzaresi aggressivi per sbloccare l'incontro. Ci riescono al nono con il centravanti Russo, che toccava in rete una ribattuta ospite su tiro di Caturano. Al 18esimo pareggio campano con Napolitano, che ribadiva in rete dopo un grande intervento del bravo bambino su colpo di testa di Barbato. Ma i ragazzi di Mancini non si scoraggiavano e ricominciavano a correre. Al 21esimo fallo in aria su Russo, rigore trasformato benissimo dall'ottimo Caturano. La punta sembra tornata a quella dello scorso anno, quando 4 minuti dopo inchioda ancora Salineri con un tiro a giro che è quasi la sua specialità. Entusiasmo sulle tribune delle Ferrarizzi per un 3-1 che lascia ben sperare, ma al 36esimo Varzi gela il padrone di casa, sfruttando un'indecisione di Bambino e della difesa. 3-2 all'intervallo dopo un primo tempo da fuochi d'artificio. Nella ripresa arriva il gol del pareggio giallo-blu, fallo su Konaté, rigore trasformato dal capitano Martone. Al 18esimo il Serzale non si arrende e ci prova fino alla fine. Nel recupero brividi per gli ospiti con la girata di Russo intercettata da un difensore campano, finisce in pareggio, e per il Serzale un'altra occasione gettata al vento. Abbiamo giocato con 98 in mezzo al campo, che è stato Pappalardo, e poi abbiamo cambiato appunto con un 97 avanti, abbiamo spostato Davide. Lì avevamo delle difficoltà ed era palese. Il primo tempo l'abbiamo visto tanto, perché la maggior parte dei cross arrivavano da quella parte. Abbiamo cercato di invertire comunque i terzini, però abbiamo visto anche dall'altra parte, oggi abbiamo avuto difficoltà, però domenica scorsa si era sciorinata una signora partita, è capitato. Per me è inammissibile subire il gol del 3-2, e già c'è stata qualche avvisaglia poco prima, non le abbiamo lette bene. Questo sinceramente non puoi concederlo a una squadra come il Gragnano, che meno male ha l'esperienza giusta in questa categoria. Qui devi essere più cattivo, più determinato e allontanare il pallone fuori dallo stadio, in questo senso. Però purtroppo, te l'ho detto, è una costante e ci sta penalizzando tantissimo. Ci sta penalizzando tantissimo e la classifica si fa sempre più dura, più brutta. A gennaio qualcosa? No, non si parla di gennaio, ma si parla di fra 20 giorni neanche, perché il mercato apre il primo di dicembre. Però avete chiesto qualche difensore? No, abbiamo parlato in generale. Non dimentichiamo che abbiamo anche Gentile fuori da due giornate e ne dovrà scontare altre due, squalifica. E quindi è così. Prima partita, una partita molto difficile su un campo che non era adatto proprio alle nostre caratteristiche, però ho visto una grande partita di calcio di Serie D, con due squadre che si sono affrontate a viso aperto. Abbiamo fatto 3 gol e subito 3. Ho visto una grande reazione della mia squadra e penso che oggi il bicchiere è mezzo pieno come situazione.